Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Davy Crap. Quest'oggi voglio parlarvi di una macchina che ha radicalmente cambiato la qualità dei miei video, la Sony FX30. Questo giocattolino di qua, ragazzi, ad ogni video che ho realizzato mi dava delle soddisfazioni veramente enormi. Voi potreste benissimo dire: ha lo stesso sensore APS-C di tutte le altre APS-C di Sony. No, non è assolutamente vero, ragazzi. Ragazzi, io ho avuto ben, diciamo, tutte le serie A6000, quindi A6000, A6100, A6006, A6005, A6004, A6003 e così via. A6100, l'ho detto? Non mi ricordo. E vi devo dire che questo sensore non c'entra niente. Appunto, si chiama Sony FX30 Cinema Line, ragazzi. Quel sensore c'ha quella pasta così diversa che vi dà quella grana cinema e vi dà quelle sensazioni cinema che quelle macchine non riescono a darti, tipo la 6006 che però la sto registrando adesso. Non vi dà quella sensazione di cinema che questa mi dà. In tutti i video che ho realizzato, quelle soddisfazioni che mi dà questa camera non me le dà nessuno, ragazzi. Non riesco a capire, ma perché ti sei messa così? Vattene, vai su, ciao. È pure autonoma, se ne va sola. Sto parlando solo adesso di questa camera perché l'ho acquistata già da un paio di mesi. Devo dire che fra un po' fa anche un anno, quindi ho tutte le carte in tavola per poter fare una recensione a questa magnifica, fantastica videocamera. Adesso vi dico tutti i pro di questa magnifica videocamera. Ovviamente, ragazzi, stiamo parlando di ambito video, non di fotografia, anche se questa videocamera fa delle fantastiche fotografie, ragazzi, veramente spettacolari. Però io la uso soltanto per fare video. Ha una ventola integrata, come sappiamo tutti, quindi non surriscalda mai, non si spegne mai, a meno che non devi cambiare batteria ogni ora perché si scarica, quindi devi cambiare batteria. O se no gli attacchi l'adattatore, dura fino all'infinito, è una cosa allucinante, perché è una macchina che non surriscalderà mai. C'ha tanti tipi di formati, come ben sapete ormai, come nelle ultime macchine fotografiche Sony, di alta qualità, registrazioni in 4K a 600, 900 MB al secondo, però ha bisogno delle sue schede performanti V90 o oltre. Questa videocamera ha anche l'anamorfico integrato, che molte non hanno. Quindi basta avere un obiettivo anamorfico, selezionare l'anamorfico DCI, è tutto perfetto. Molte persone giudicano il tastino dello zoom che non serve a niente, ma non è vero niente. Potete benissimo mettere il zoom digitale direttamente qui, anche se non avete obiettivo con lo zoom integrato. Con qualsiasi obiettivo che avete, mettete lo zoom digitale e vi troverete con una camera che può zoomarvi con un obiettivo anche fisso come questo, il 30 mm. E questo è un pro. Molti criticano questo tastino, ma io l'ho reso un pro perché è spettacolare. Un altro pro di questa camera, che è più cicciottella di tutte le altre. Il suo aspetto è veramente bellissimo, mi piace proprio, lo amo, è bello, bellissimo. Un altro pro che conosciamo tutti è l'HDMI bello grosso. Un altro pro è la qualità. La qualità, ragazzi, è pasquetta. È pazzesca! I colori sono fantastici, ragazzi. Anche se non volete mettere S-Log, S-Lig, Cinetone, Cinetana, Cinema, bippipa, bippipo,
Basta che mettete la macchina in originale, i colori sono fantastici. Però ragazzi, noi ovviamente mettiamo S Cinetone, mettiamo S Log 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tap, tip, te un biscotto. Perché giustamente è più professionale regolare tutti i suoi colori a precimento e non lasciare qualcosa di originale. Vabbè, lasciamo stare questa dinamica, queste cose, lasciamo stare. Mettiamola da. Doppia scheda memoria. Molti si lamentano del tasto di spegnimento e accensione che si trova qui. Io lo trovo veramente comodo perché spengo e accendo quando voglio. Già lo so a memoria quando riprendo, faccio così. Spengo quando voglio. Non mi interessa, si trova benissimamente. Le luci, si accendono quando registri, si accende lo schermo, si accende una lampadina qui, si accende una lampadina posteriormente. Spettacolare. Ti dice sempre quando stai registrando. 250 bottoni personalizzabili. Magari viene un po' la confusione. Lo schermo ultraluminoso più della sua sorella maggiore FX3. Perché ovviamente questa è stata rivista dopo, è uscita anche dopo. Hanno reso il display più luminoso, appunto perché c'era un problema col sole che rompeva le scatole. E adesso si vede veramente bene. Il 1080, ragazzi, la qualità, il 1080 che la metto sulla 6600, la 6500, la 6400 mi fa schifo. E la FX30, il 1080, sembra 4K, ragazzi, spettacolare. È una cosa allucinante. È uscita da un altro mondo questa macchina, da dove è uscita? Ovviamente tutti hanno sempre qualcosa che non va. Per me i suoi problemi sono leggermente strani. Praticamente noi abbiamo dei tasti che c'è scritto ISO, bilanciamento del bianco, iris. Che a volte viene la confusione perché sinceramente sto schiacciando Iris, si abbassa certe volte un'altra cosa che non c'entra niente. Diciamo, qua c'è un po' di confusione, deve essere un poco più deve essere, perché se manco se la sa a memoria non riesci manco a sballe, certe volte ti sbacchi, anziché alzare l'ISO, abbassi il diaframma, macello, lasciamo stare. Quindi la devi sapere proprio così bene a memoria che dopo un paio di mesi la conosci dalla testa fino ai piedi, però questo particolare ti sfuggirà sempre. A che sei ISO, a che bassi, un'altra cosa che non c'entra, ma c'è niente. Un'altra cosa che non mi piace è la batteria che dura poco. Soltanto ovviamente se registrata in 4K, perché se registrata in 1080 si scaricherà un po' di meno. Però in 4K ragazzi, la succia così e se l'è ciuccia da tutte le fanno. E questi sono soltanto i problemi che ho riscontrato io. Per tutto il resto è perfetta, messa a fuoco, fenomenale, sbalorditiva. Manco mi esce il termine proprio bello preciso, perché è sbalorditiva veramente, ragazzi, è una cosa allucinante. Andava bene anche la 6600, però questa, ragazzi, ha quella cosa che non ve la so spiegare, ragazzi. Quella cosa che manca a tutte le sue sorelle maggiori, compresa la 6700 che è uscita da poco dopo di lei. Gli manca, ragazzi. Non ha quella cosa che ha lei. Appunto è cinema line, perché è una macchina cinema. È una cinepresa, ragazzi. Non vi mettete in testa, ah, la 6700 c'ha 729 punti di messa a fuoco. Sì, nella fotografia anche questa ce l'ha, ragazzi. Uguale, precedente. Nel video sono sempre quelli i punti di messa a fuoco. 480, non mi ricordo, una cosa del genere. Però, ragazzi, è la pasta. Se dovete fare video, quella ha la sua pasta. Appunto, cinema line. Ci siamo? Ci siamo, ragazzi. E io non oso immaginare quando appunto uscirà la sua successora, che sarà FX32 o FX32, non mi ricordo, hanno parlato di questa cosa, però non lo so. Da vedere che cosa saranno, perché appunto queste hanno il sensore che non da 6K ma da 7K. Da 7K lo scendono a 4K, pippa di giochi di fuoco e cose varie. Se volete una macchina che vi soddisfi veramente al 100%, una videocamera, stiamo parlando. Gli obiettivi costano poco, messa a fuoco spettacolare.
linea cinema, pasta cinema, proprio pasta, tocchi la pasta cinema, e tutto quello che è indispensabile per il video, prendete un FX3. Lasciate stare Panasonic, lasciate stare Fujifilm, lasciate stare tutto il resto, lasciate stare tutto, prendete una Red, prendete una Arri Mini, lasciate tutto, prendete una Arri Mini e uscite, basta, chiudo tutte cose qua. Avete un bel kit di lenti, Sony, APS-C o full frame, quello che siano, mi serve una camera per registrare, io la utilizzo come camera principale, nessuno, credo che certuni la utilizzano per camera B, poverina, ma no, ha un potenziale allucinante, ragazzi, che ci utilizzate come camera B. Posso capire camera A FX30 e camera B FX30, allora va bene, due camere, se ci può stare, ma prendere un'altra camera meschina che con le potenzialità più scarse utilizzarla solo perché ti piace di più, la conosci meglio e non lasci quella meschina, no, non fare così, non ti abbandonano, non ti preoccupare. Chi la pensa come me, mi raccomando, scriva nei commenti, mi iscrivo al canale e clicco mi piace. No, sto scherzando, se la pensa come me ovviamente scriva nei commenti quello che vuole. Detto ciò, ragazzi, è arrivato il momento di salutarci. Mi raccomando, il 95% di voi che guarda i miei video non è iscritto al canale. Facciamo sbalzare questo canale oltre ai 100.000 iscritti. Forza ragazzi, che ha 12 anni che aspetto questo momento. È arrivato il momento, ormai stiamo arrivando, siamo arrivati pochi, che siamo quasi agli sgoccioli, che il canale si sta per slanciare, arrivare ad alti livelli. Un saluto a tutti ragazzi, ci vediamo nel prossimo video di Dive Grab. Questo è tutto, belle ragazzi!